Buonasera a tutti. Allora, questa nostra prima giornata FAI si conclude con una serie di danze dedicate a Israele, quindi al popolo ebraico. La danza ebraica. Gli ebrei hanno da sempre amato la danza, la musica e il canto, elementi importanti anche nei loro riti religiosi. In particolare, gli ebrei dell'Europa orientale, che parlano una lingua germanica, Yiddish, hanno sviluppato un genere di musica e di danza chiamato Klezmer, che, quasi scomparso nell'immediato dopo la guerra, ha ripreso slancio a partire dal 1970, diffondendosi in tutto il mondo e arricchendosi dei contributi di altre culture. Altra origine hanno le danze di Israele. Nei primi anni dello Stato di Israele, alcuni coreografi si sono preoccupati di raccogliere i passi tradizionali delle danze di ebrei che giungevano dalle zone più disparate, perché non andasse perduto il ricordo. Nacquero così le danze della prima generazione, che contribuirono moltissimo a creare l'identità nazionale. Il ritorno in Eretz Israel ha fatto sì che in tutti i nuovi insediamenti agricoli si ritornasse a ballare la danza ebraica, con lo spirito dettato da una vita nuova, dedita all'agricoltura. Gli agricoltori ballavano fino a tarda notte, intorno al fuoco, in cerchio, per veicolare un'ideologia egualitaria e la solidarietà nel perseguire l'obiettivo comune del lavoro della terra e la rinuncia alla vita cittadina. Apriamo lo spettacolo con la danza Eretz Eretz Eretz. Il testo recita così: una terra, cielo azzurro senza mare, e il sole è come latte e miele. Un paese in cui siamo nati e in cui viviamo, e continueremo a vivere qui, qualunque cosa accada. Un paese che amiamo, come la nostra mamma e il nostro papà. Il paese di un popolo per sempre. Un paese in cui siamo nati e in cui viviamo, qualunque cosa accada. Un paese con mare e coste, molti fiori e bambini. Nel nord, il mare di Galilea. Nel sud, le sabbie. E il confine orientale bacia il confine occidentale. Buono spettacolo a tutti.
Una delle canzoni di Pasqua, cantata durante il primo e il secondo Seder. Tutti i canti del Seder, la prima e la seconda notte della Pasqua ebraica, sono cantati in modo piuttosto romantico e ogni frase viene ripetuta molte volte. Klezmer, termine derivante dall'ebraico klezmer, che significa strumento musicale, è introdotto negli anni 30 per indicare i musicisti di origine ebraica. Ha poi esteso il suo significato al genere musicale tradizionale delle comunità ebraiche dell'Europa orientale, diffuso in tutto il mondo a seguito delle migrazioni dei gruppi originali e in particolare durante la Seconda Guerra Mondiale con gli ebrei sfuggiti alle persecuzioni razziali. La danza, dunque, deriva da un particolare stile musicale degli ebrei ashkenaziti, ovvero d'Europa orientale, suonata da musicisti chiamati klezmorim. Questi brani erano usati spesso per accompagnare le danze nelle celebrazioni dei matrimoni e altre feste. Questo stile musicale, successivamente, si evolse soprattutto negli Stati Uniti tra il 1880 e il 1924 e venne chiamato Yiddish, parola che significa proveniente dall'Europa orientale. Lo stile successivamente venne incrociato con il jazz americano. Klezmer è facilmente identificabile per le sue caratteristiche melodiche espressive che ricordano la voce umana.
Havana Gila. Ali Reisman, capitana della squadra statunitense di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Rio nel 2012 a Londra, aveva vinto un oro sulle nute di Havana Gila. Sono ebria, ecco perché volevo l'accompagnamento, qualcosa con il pubblico potesse battere le mani. Così aveva giustificato la sua scelta musicale. In effetti, Havana Gila fa battere le mani, ma anche i piedi. È forse uno dei brani della tradizione ebraica più conosciuti e più ballati in ogni dove. Ispirata ad una melodia popolare ebraica della Bukovina, la canzone è stata composta dal musicologo Abraham Zevi Idislon nel 1918 per celebrare la vittoria inglese in Palestina al termine del primo conflitto mondiale in occasione della dichiarazione Balfour. Significa rallegriamoci. È un brano cantato in tutte le occasioni in cui si festeggia qualcosa. Molti cantanti l'hanno interpretata, da Henry Belafonte, da Lida, che l'ha cantata in un festival svizzero nel 1959, sia nella versione francese che ebraica, e molti altri, degli Iglesias a Miriam Makeba, Bob Dylan. Alcuni versi della stessa, e precisamente Uru Akim Belv Samek, svegliatevi fratelli col cuore felice, sono riportati alla canzone Oppio, scritta da Franco Battiato e cantato da Sibilla al Festival di Sanremo del 1983. Donna è una canzone famosissima. Nel testo inglese è stata interpretata da autentici mostri sacri, tra questi John Betts e Donovan. Questa è una canzone semplicissima e bellissima, che unisce la traduzione ebraica Yiddish alla musica popolare dell'est europeo. Il testo nasce durante le persecuzioni naziste ed invita a lottare senza autocommiserarsi.
perché nessun essere umano nasce predestinato ad essere sacrificato come un vitello. Il ritornello non vuol dire donna in italiano, ma è un semplice vocalizio che serve a trasmettere l'ampiezza degli orizzonti delle rondine che vola alta e libera, spinta dal vento che ride e ride. Un campretto, l'immagine sacrificale per eccellenza, anche se di solito l'agnello, che va al macello. Lo stesso rituale si ripete per un bambino, avviato verso uno dei tanti lager ancora oggi tristemente presenti nel mondo, con le stesse atroci modalità. Herbert Pagani, in questo testo, traccia un parallelo terribile, ma purtroppo fin troppo leale e sempre attuale, tra il macello di un cucciolo di animale e quello di un cucciolo d'uomo. Cosa riusciamo a fare oltre a questo? Ballato per voi i ragazzi e le ragazze della terza B Scienze Umane del Liceo San Benedetto. Ania. Ilaria. Rossella. Annalisa. Luisa. Micaela. Agata. Laura. Vito. Angelica, Sara, Mariangela e Giusiana. Sp-
Speriamo che quello che abbiamo fatto sia stato di vostro gradimento e soprattutto sia stato d'omaggio per il popolo ebreo. Adesso eseguiremo una pizzica per che sia, diciamo, da ponte fra i popoli, nella quale siete tutti invitati a ballare. Grazie. Venite tutti a ballare.
nostra tutor Maria Pia Murro e il suo accompagnatore Ciccio. A tutta la terza di Scienze Umane per questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto insieme, va bene? Grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie al FAI.